Ok, allora dovrebbe essere in registrazione, benvenuti, siamo all'ultimo incontro di, di Godot, dove eh, abbiamo visto in questi due mesi circa eh, un, un po' di cose. Io ripeto quello che ho detto fino all'inizio, che non era mia intenzione di farvi diventare provetti sviluppatori di giochi, ma era, eh, il mio intento era quello di darvi una specie di eh, fondamenti per poter cominciare a sviluppare dei giochi. Ecco. Allora, in quest'ottica, questa puntata, diciamo, conclusiva, la dedichiamo a delle domande che non so se riusciremo a vedere direttamente eh, in diretta, ma nel caso le proseguiremo ancora sul gruppo Facebook. E quindi prima avevo chiesto, mi sembra che ci fosse Lucia che voleva fare una domanda, aspetta che la prendo e la ammuto. Ok, adesso Lucia c'è il microfono, quindi prova. Sì, grazie, mi sentite? Sì, forte. Benissimo. Allora, ehm, sì, volevo esprimere un attimo quello che percepisco essere i, il mio momento rispetto, insomma, è un po' difficile da spiegare. È stato un bellissimo corso. È un bellissimo corso. Riesco adesso a muovermi in questo ambiente come non pensavo che sarei riuscita a muovermi. Ho fatto anche molte cose, le rotazioni del cubo, ho messo lo sky, sono riuscita a far muovere il player come la con la telecamera. Che addirittura Quindi, sì. Vabbè, ci hai mostrato, no? Mi sono sciroppata tutti <ride> i video tutorial. E, quindi sono, da quel punto di vista sono soddisfatta perché sento di aver recepito un po' quello che si voleva far recepire. Però adesso ho assaggiato il frutto della conoscenza, <ride> però non riesco a fare il salto ulteriore. Mi sono bloccata e sono un po', diciamo così, depressa perché non riesco a fare quello che io vorrei fare. Allora mi spiego dov'è che io mi sono bloccata. Sono al punto in cui ho tutto un gioco didattico nella mia testa, pronto per essere realizzato e in parte già realizzato. Ma il, la difficoltà è ehm, la creazione di questo famoso script global, che è lo script che unisce tutte le scene che diciamo dall'alto, non per niente si chiama Extend Control, no? sopra la prima linea. Controlla un poco l'andamento generale del gioco e, e lo studio della cartella master che tu molto generosamente ci hai dato non mi aiuta perché in realtà ogni diverso gioco ha un global molto diverso e nessuno di questi si adatta a fare un semplice copia e incolla. né vorrei io limitarmi a copia e incolla. La mia sensazione è che sono arrivato in un momento in cui dovrei fare un salto di qualità nello studio del linguaggio Python, altrimenti di qua non mi scollo. E forse questo è, sarebbe il, diciamo, lo scopo di un Godot 2, certamente non di questo corso. Ecco, spero di essermi spiegata. Perché... Sì, magari provi a scrivere le cose. Quindi tu dici, ehm, usare, usare, diciamo, global, no? Eh? E poi usare, eh, e usare Python. in realtà. Tanto il linguaggio non si chiama Python, ma si ah, chiama CD no. script, ma ah, è, sì, mo sì. è molto simile a Python. CD eh, script GD. Che GD. è circa uguale a Python, a Python e con tutte le sue cose. E quindi possiamo anche provare a vedere queste cose qua. Ma prima di eh, aggiuntarci, vogliamo vedere se c'è qualcun altro che vuole anche fare, fare qualche intervento. È per quello che volevo scrivere, così poi ce lo ritroviamo. Eh, ma mi ricordate anche voi poi dopo se, lo, se lo... cosa Quindi allora, Lucia Bartolotti si è mutata, chi che vuole parlare adesso? Annalisa ha detto che ha un altro problema. Aspettiamo un po', vedo un po' se riesco... Annalisa, ti smuto, ma non riesco... Ah sì, ti ho smutata. Può, prova a dire? Mi sentite? Sì, perfetto. Ok, io ho sempre... Concordo con quello che ha detto Lucia, eh, ho sempre sostenuto la tesi che la difficoltà per noi che non siamo informatici sono gli script, perché sinceramente io non, cioè, è, insomma, non è una cosa troppo grossa per me, io non, non riesco a, a capire. Quando penso di aver capito, poi invece non ho capito niente. Comunque il, il mio problema che sarà sempre dovuto, penso, alla questione dello script, è che quando ho costruito il progetto in 3D ho messo il mio boschetto Lopoli come sfondo, ho messo un uh, birillo, diciamo, che, che, si, che si muova eh, nel boschetto. Se io premo i tasti, eh, le frecce eh, a sinistra e a destra, in alto e in basso, il birillo si muove, ma se io non premo nulla, questo birillo casca giù nel, nel, nel vuoto assoluto, non so dove va a finire. Quindi, come si fa per tenerlo sul, eh, sul piano, su, sullo sfondo, insomma, su, su questo giardino, questo boschetto? Sì, allora, poi magari cerchiamo anche di vederlo, ma il modo per tenerlo è semplicemente che il piano abbia una sua, che sia un uh, body a sua volta, un static body. cioè Vedi, se tu non, il piano non l'hai fatto static body, il birillo uh, gli passa attraverso. E analogamente, il, cioè il birillo sarebbe il player, no? Sì, sì. Allora, vedi che il player sarebbe questo oggettino con il. il, il kinematic Body. Corre. Sì, esatto. No? Però più che Kinematic Body, tenetevi a mente l'omino che corre. No? Sì. Che poi è la stessa cosa perché Kinematic Body vuol dire che si muove, no? Chissà, sì. chissà il, il. cosa lo sa. Mentre invece la pedana su cui lui non deve passare deve per forza essere uno static Body. Ok, allora controllerò. Eh... Sì, ma eh, oltre ad essere uno static body deve avere una collision shape, oh. no. quindi la pedana, che è questa, che è la MESH, mh? Sì. Eh, la, la mesh di per sé non dice che, eh, che se deve essere attraversato o meno, e quindi è fantasma. Quindi, per renderla non attraversabile, deve aggiungere uno static body che abbia una sua collision shape, mmh? comunque magari lo vediamo, perché scrivere. Anche, eh, scriviamo anche questa cosa e poi la vediamo direttamente. Diamo la possibilità a qualcun altro se vuole eh, testimoniare. testimoniare. e o chiedere qualcosa. E mi riservo di non rispondere o meno, soprattutto se è GB e Gianfranco che farà le domande difficili. <ride> Chi vuole intervenire? Come tacci? <ride> no, ma era una provocazione. Anzi no, a questo punto G.B. Prof Gianfranco se vuoi dire qualcosa. Eh, aspetta, mutiamo Annalisa e ti ammuto te. Dai, prova a dire due cose. Come senza microfono? Illala. Beh, ma il tuo incredibile Mac non ha il microfono incorporato. Vabbè. Eh, Visto che timido, 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 chi abbiamo ancora? Annalisa ha detto GB timido. Giorgio, Giorgio vuoi dire due cose? Sì, allora, mutiamo GB Prof e ammutiamo Giorgio. Giorgio, ci sei? Sì, mi sentite? Sì, perfetto. Allora, io diciamo che ho un po' trascurato negli ultimi tempi la progressione eh, di questo lavoro però diciamo mi sono dato da fare all'inizio sulla eh, diciamo parte degli script e sull soprattutto sull'importazione da, da blender di qualche manufatto e ho trovato difficoltà su alcuni di questi prodotti eh, nell'importazione della collisione cioè il trucchetto che ci hai spiegato di importarlo con il nome seguito da call ha funzionato una volta su dieci praticamente su sia i miei diciamo prodotti che prodotti scaricati da vari siti molti non hanno non ha funzionato questa io avevo insegnato in realtà due trucchi alla fine uno che era quello col call e uno era quello che generava automaticamente le mesh le chiamava. Sì, e ricordo. La hai provato anche le mesh nelle tue esperimenti? Eh, adesso la memoria... Sì, l'ho provata, non mi ricordo se aveva funzionato però, mi sembra di no. Eh, almeno con quel mio prodotto non aveva funzionato. Mm. Beh, Magari, no, adesso no. non so se ce la facciamo... Eh, se, la, se la facciamo vederlo adesso se no comunque lo si può vedere eh, allora tra l'altro ci sono già dei consigli che ci stanno dicendo eh, e mi sono contentata. quindi Maria, eh, a Maria dice che il call ha funzionato tieni conto che il call eh, attenzione non devi chiamare il nome del file call devi chiamare proprio la mesh call sì sì, sì. no questa no. questo okay. è chiaro mm perché no. è leggermente diverso. Comunque io, quando ho fatto tutti gli import di, di oggetti già fatti dentro Godot, sono impazzito anch'io molte volte, eh, ma eh, per dei motivi eh, apparentemente stupidi. No? Eh, e cioè, eh, moltissime delle scene già disponibili o anche fatte da voi nei corsi, eh, in realtà erano... Composte da un sacco di oggetti tutti spezzati, mi ah. ho e immaginato che fosse anche quello. E quello diventava un massacro. Infatti, io passavo delle, delle ore a unificare i pezzi, no? mm. Praticamente lo, il concetto era quello di mettere tutti i pezzi sotto uh, un'unica un mesh, perché tante volte erano spezzati. E poi quell'unica mesh finale a quel punto gli facevo il call sopra. Eh, ti dico è stato in alcuni casi è stato veramente un massacro comunque eh, teniamo oh, presente questa cosa se, se volete segnarla lì magari poi questi, questi argomenti cerchiamo mi aiutate o a sbobinare o a sbobinare eh, questo video oppure lo segnate qua cerchiamo di salvarlo in qualche modo in qualche chat qualcuno ha voglia di darmi una mano di, a scriverle in un documentino Mm. e così poi li, li rivediamo poi tutti bene insieme uh, comunque però mi pare che al di là di qualche difficoltà oggettiva che c'è stata uh, molti sono riusciti a inserire dei, dei, degli ambienti 3D no? o sbaglio? cioè tu alla fine Giorgio in qualche modo sei riuscito sì, 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 a no. alla fine sono riuscito a fare diverse cose no? di questo sono soddisfatto infatti cioè, se resta sempre, si vorrebbe sempre fare qualcosa di meglio. Eh? Vabbè, ma, magari stasera vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ok, poi dopo Giorgio, adesso ti muto, se, a meno che non hai qualcos'altro da dire. No, ok. Sì, sì. E vediamo, dunque, io vado in ordine più o meno alfabetico qua. E ci abbiamo. Ah, Annalisa ha risolto e com'è risolto? Con, con le piccole cose che ho detto prima. O... That's sì, sure. ho, um, ho creato lo static body, cioè ho messo la collision shape, ho messo un piano come collision shape e, e ora il birillo non casca più, rimane lì fermo. Okay. Però devo controllare se si muove perché forse a questo <ride> punto non si muove, ora vediamo. Ma in teoria dovrebbe muoversi comunque. <ride> hai capito. Tra l'altro, quello che il problema tuo non è di script è anche quello di. Sì. Di Giorgio non era di script. Questa volta non era di script. <ride> Vabbè, allora, dicevo in ordine, subito dopo c'è Giovanna. Giovanna, c'hai il microfono? Vuoi dire due cose? Giovanna, eccoti, unmute. Ah, però forse non c'è il microfono. Non riesco a mutarla. Ma mi senti? Ci senti, Di Giovanna? Ah, sì, sì, leggi, ma non parli. Okay. E tu, Giovanna, so che c'è sempre, eh, come tutti tanti, il complesso di non essere abbastanza brava, vero? Da fare queste cose, che vedo che dici sempre che tutti fanno le cose. Non vai molto d'accordo, dici. E, mh, mh, sei a cioè non sei riuscita a fare assolutamente nulla o qualcosina? È venuto fuori. Qualcosa di fatto, no? Adesso non mi ricordo perché sono sempre. Eh... Ah, ecco, una delle poche che afferma di non avere problemi con gli script. È eh, notevole. Ma non hai problemi con gli script perché sapevi già programmare, o no? Eh, perché in effetti, tra l'altro. Vi dico, quel corso che stiamo facendo di programmazione, su cui ho cominciato ieri, 8 ore, è un corso di 120 ore di programmazione. Quindi questi ragazzi poverini devono stare lì per più di tre settimane, attaccati dagli istruttori assassini. E io dovrò fargli ancora due giornate. Va e tra l'altro molti di questi, di, questi, di questi provengono da esperienze eh, assolutamente non informatiche. Ci sono diversi stranieri in questo gruppo. <ride> Va bene. Allora, Giovanna no, ci dice che lei non è riuscita a fare tantissimo, però sullo script dice che c'era. E invece poi aspetta, c'è Laura, andiamo avanti. Laura, facciamo questo giro. Al mute. Funziona la muta? No. Perché non riesco a mutare? Ah no, ti ho mutata. Quindi se c'è il microfono puoi dire qualcosa. Ci sei? Non sento niente. Quindi forse si è allontanato. Lucia, eh, avevi già parlato prima all'inizio. Allora, Maria tu non avevi parlato ancora, giusto? Quindi ti smuto, vediamo un po'. Maria? Ma no, parla, di, di due cose, vai. Il mio colpo non sapere qual è No, Io poi riuscirò a modificare. Mi sentite? Ti sentiamo poco, è molto basso. Ok, il mio problema principale sono gli script, ma penso che l'ha capito tutto il gruppo. Non... Ah ok, adesso ci sentiamo benissimo, sì. Il tuo problema sono gli script, sì. E quello che dicevano prima la gente che voleva fare addirittura un approfondimento specifico sugli script? Sì, sì su io, posto, ci sto. io ci sto. Ah. Eh, va bene, si può me mettere in cantiere queste cose. E, tra l'altro, eh, eh, ci sono dei corsi eh, già fatti sugli script o su Python. Ne credo anche alcuni. Gratuiti. In italiano, tu pubblichi sempre i video in inglese. Là, ci vuole anche la traduzione. Oh, vabbè, ma voi in inglese mi dà così fastidio, no? Non ci dà fastidio, non è questione di fastidio. Vediamo Il Python. Un altro. Il problema è saperlo parlare. Linguaggio di programmazione Python. <coughs> Vediamo un po', ad esempio, questo qua. È solo che questo lavora con Think Python Italian. Italiano. Vediamo un po' questo qua, ad esempio. No, però questo qui cos'è? Mm. Mm. Magari cerco di trovarvi qualche pezzo, se riesco a trovarlo, di Python, di coding di Python in italiano. Python perché Python è quello che usa GDScript ed è uno linguaggio abbastanza semplice insomma per, per iniziare eh, dicevo vi, vi cerco di trovare un corso già fatto più che altro perché i corsi che faccio io come avete notato tendono a essere abbastanza uh, sintetici, cioè non posso farvi 120 ore di corso no? e quindi eh, visto che la programmazione richiede un po' di Po di applicazione. Il e problema mi... è che non richiede solo l'applicazione, richiede anche tanto tempo per poterlo seguire. Eh, purtroppo non sempre ce l'abbiamo questo tempo. Eh sì, quello sì. Però alcuni concetti elementari, nel senso seguire un corso per eh, i primi capitoli, almeno per capire le cose fondamentali del linguaggio, può essere già un punto di partenza. No? Okay. Solo che il problema è che io trovo che, eh, ad esempio, c'è un V3 School, che sono dei tutorial, che credo che ci sia anche la parte in, vediamo un po' se c'è anche Python di questo, Python, no, Reference Python, ne un po', eh no, è solo una reference, non c'ha la parte, però scusa, Python, Python Tutorial, mm. Ecco, eh, il problema è che ci sono delle cose bellissime scritte in inglese, ma ecco. che vi crea tanto. No, no, lo scritto de... no, è l'audio, è il, il video che crea problemi in inglese. Leggere in inglese non è difficile. Ma una cosa del eh, genere, sì. ad esempio, vi crea problemi? Questo qui è un corso di V3 Schools che insegna un bel po' di Python, abbastanza lungo, non è detto che dovete arrivare tanto avanti, però almeno le prime. No? fino ad arrivare a vedere delle cose. Eh, il link nella chat, sì, questo. Ecco, V3 Schools è una cosa così. Tra parentesi, vedete qui, è fatto molto bene Questo. cosa, perché vi dice, se volete stampare qualcosa, dovete scrivere print hello world, e poi facendo, cliccando sul... Um, questo tasto vi dà la possibilità di fare degli esperimenti voi. Nel senso che potete scrivere, ad esempio, cambiare, diciamo, dovreste poter scambiare in teoria, ah no, non lo fa cambiare. No, ve lo fa vedere, e ve lo fa eseguire. Pensavo che ve lo facesse cambiare. Ma mh, così fa vedere che stampando questa cosa qua si ottiene questo risultato. Perfetto. Avrei preferito che lo facesse anche giocarci sopra. No, non è così, ma va bene. E così ci sono poi tutta una serie di cosette. C'è una intro dove vi dice perché cosa è usata, cosa può fare, perché, eccetera. Sono delle cose anche, anche discorsive su Python. Eh, se per caso doveste fare questo corso, la cosa più tremenda sono la sintassi mh? e questa parte qua, l'indentation. L'indentation che vuol dire come eh, ogni, ogni riga viene indentata con degli spazi. Anche il GD è lo, è lo stesso, credo. Esatto, sì, sì. Ma è uguale. Quindi la cosa principale, io ve lo dico, infatti qui dice in Python, l'indentation. Is very important. Mm? Eh, questo, eh, questo dice: se, eh, se fate una funzione di questo tipo che è uguale al gd, eh, la riga dopo deve essere indentata. E non usate il tab. Oppure, anzi, no, in realtà il GDScript usa sempre il tab di default, cioè di, di ufficio. Però, se usate il tab non dovete mai miscelare tab. I tab sapete cosa sono i tab. no? Sì. Ecco, non dovete mai miscelare i tab con, i, eh, con gli spazi, perché sennò succedono casini. Vi spiego solo questa cosina. Vedete che qua i tab sono rappresentati da questo simbolo. Si vede sul video adesso? Sì. Ecco, se qui c'è una funzione e poi sotto c'è l'indent. L'indent è un tab. Però se qua mettete uno spazio, è sbagliato. Perché bisogna, se, se usate tab, dovete usare soltanto tab. Cioè il problema è che se tu, la cosa brutta di questa roba qua, vedi, lui mi mette tab, ma se voi mettete per caso una cosa di questo tipo, no? cioè mettete un comando, quello lì è automaticamente è sbagliato. Ma è sbagliato perché è messo con il. per esempio, questo qui per dire. da luogo un errore. Vedi, un indent does not match da questo errore qua, perché eh, qui è stato indentato prima con degli spazi e poi con un tab. Non so se vi è chiara sì. questa, questa, questa... Ma che simbolo, fra l'altro, si vede che non è con il tab, ma è con lo spazio perché non c'è il simbolino. Esatto. E questa è una, una trappola enorme di, del Python, però se ci fate caso, quando, quando è giusto, vedete che mi mette tutta la colorazione giusta, no? Cioè, le funzioni sono in rosso ecc. quindi volendo potreste anche fare degli esperimenti eh, poi dopo anche in, in, in questo oppure un altro sito che secondo me è interessantissimo che ho fatto in un corso di scripting che ho fatto l'anno scorso era repl.it adesso vi metto il link uh, dunque repl.it È un instant ah, forse ci va proprio il login era convinto che non ci andasse comunque potete andarci con un login gmail tutti voi avete gmail spero quindi se voi entrate questo è il mio nome ecco rep permette di ehm, scegliete il linguaggio e quindi qui c'è tutti i linguaggi possibili o comunque diversi, chissà se c'è, no, il GScript non ce l'ha, però se cercate python c'è un pezzo relativo a python, okay. E, ehm, ok, e mentre siete, vedete qui fa vedere un, il programma, potete scrivere dei pezzi di programmi eh, python, quindi print e man mano che scrivete vi aiuta vedete che vi dà tutta in inglese ma come funzionerebbe e potete scrivere hello world e poi si può fare il run di questo programma e a destra vi fa vedere cosa uscirebbe, quello che volevo farvi vedere prima quindi così potete fare delle prove, no? Quindi hello world run vedete che vi viene hello world 1 e potete anche fare degli esempi leggermente più complessi qui scrivete il programma if 5 maggiore di 4 due punti fate print usate il tab vi ho detto e dite è vero è vero che 5 è maggiore di 4 quindi questo qui facciamo run e ci scrive a destra questo non so se è chiaro come funziona questo tipo di di eh, lavagna diciamo interattiva vi piace eh, solo che mi sarebbe piaciuto Vabbè. vi passo il link a questo programmino stupido stupidino ehm, trovate quindi il se voi lo cliccate vi trovate esattamente il, il mio programmino, però eh, potete crearvene di vostri. Sì, ma REPL probabilmente ci sono anche altri tipi, comunque serve per, per impratichirsi su molti altri eh, linguaggi, quindi HTML, eccetera. Oppure si può fare anche eh, giocare, con, giocare con i cicli, insomma, cos'è? For in range 10. Ecco questo esempio è un modo per, per stampare n volte una cosa, quindi print i. Adesso non faccio un corso di scripting, ma cosa vi aspettate che possa fare? Una cosa del genere? run fa tutti i numeri fra 0 e 10, con 10 escluso. Comunque queste cose se le studiate ve le fa vedere il, il ehm, quel corso che vi ho detto dovrebbe farvi vedere un sacco di esperimenti del genere. E, beh, buono. Poi, eh, chi altri abbiamo ancora? Rossano Marano, vuoi dire qualcosa? Vediamo. Eh, sì, io mi sono un po' perso nell'ultimo periodo, però. Scusate un attimo, è partito il telegiornale. No, volevo dire che il corso è stato molto interessante. E purtroppo, non ho avuto tantissimo tempo per approfondire alcuni aspetti, soprattutto nella seconda parte, quella che riguarda il 3D. Eh, però mi, mi, mi era particolarmente interessata la parte che riguardava le animazioni, che ho trovato molto interessante. Quelle da, che, si, che avevi fatto vedere in Blender e poi avevi fatto vedere come si importava in, eh, nel, in Godot. Quindi sì. mi piacerebbe approfondire quella poi parte. Quello lo approfondiremo sicuramente con il prossimo corso di Blender. Questo. Eh, che... io avevo anche provato a importare delle animazioni da Mixam o qualcosa del genere dentro Godot? sì, però non, non ero riuscito a farle funzionare vabbè, erano già cose abbastanza sofisticate quelle comunque magari qualcosina magari riusciamo a vedere, eh, a vedere nel corso diciamo che in Blender magari eh, una delle possibilità sarà anche quella di dire per chi conosce Godot di provare a farle e portarle in Godot e vedere cosa viene fuori. No? Così come tutte queste cose, non so se avete capito che comunque il filo conduttore di tutte le cose che vi sto facendo, vi sto proponendo, è quello di poter lavorare in 3D e poi poter portare le vostre opere di volta in volta in ambienti diversi. No? E questi ambienti sono eh, Godot, appunto, ma potrebbero essere Unity piuttosto che eh, High Fidelity o altri sistemi eh, più complessi. Cioè, che, uh, in teoria anche OpenSIM sarebbe un candidato ideale, no? se non fosse che eh, il 90% delle cose che si fanno portandole in OpenSIM uh, ci, ci si muore sopra. Non so quanti di voi hanno, fatto, hanno questa esperienza. Cioè, tanto voi tutti no, siete, in, uh, siete in OpenSIM. Eh, come siete riusciti a portare le cose no? Penso, se, 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 con successo Annalisa vuole fare un'altra domanda si sì, aspetta che muto Rosano e ti do si sì, dici pure Annalisa Sì, volevo chiedere che cosa perché ho perso anch'io ultimamente eh, sono stata impegnata con la scuola e quindi non ho potuto seguire molto Uh, attentamente uh, quella funzione GUI di Godot non ho capito bene a cosa serve quei pezzi di GUI eh, di Godot servono per far vedere video delle, delle cose testuali cioè, eh, in realtà non è proprio uh, una funzione GUI io l'ho chiamata GUI perché normalmente in informatica si chiama GUI Quel tipo di cose. GUI vuol dire graphical user interface. No? Ah. Serve per vedere dei testi. Adesso ti faccio vedere, ad esempio, questo ah, qui. Ah, ecco, era per scrivere, sì. ho cioè, capito. Se io vedi, io lancio questo, vedi che in alto a sinistra c'è quel pezzo di lavagnetta. Sì, 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 quella lì. La GUI mi serve perché quando vado qua, vedi che adesso c'è uno. Sì. Uno vuol dire che ho preso una moneta. Quindi, se continuo a prendere monete e quindi vado qua, vedi che quello lì passa due. Quindi, quella è un'informazione che serve per rendere persistente un, una, una qualche informativa, eh, una qualche cosa della, della scena, eccetera. Così come in un altro progetto che avevamo fatto. Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a farlo rivedere. Eh. Non so, eh. No, era scena, non mi ricordo più. Uh, no, non era cambio scena. Casetta albero. Però non so se l'avevo fatto già qua in questo pezzo, perché io cambio computer e non mi ritrovo le cose. Comunque, avevo fatto una vedi, anche qui c'è gui? Sì, di... infatti, sì, sì, era questo. Ecco, qui nella casetta albero la gui l'avevo fatta perché quando lanciavo... E vedi che qui c'è un testo inizialmente neutro, no? potrebbe essere vuoto, no? e potrebbe essere delle istruzioni. No? Qui potrebbe dire clicca su un oggetto per vedere che cos'è. Sì, no? sì, sì. a questo punto io clicco sull'albero e lui mi dice che è un albero. No? Sì, clicco infatti questo su... lo devo provare ancora, non ho avuto tempo di provarla questa cosa. Questi uno degli esperimenti, appunto, per... addirittura avevo fatto l'esempio in cui cliccando su un oggetto si apriva una pagina web. E quella è una GUI, diciamo, ancora più importante, perché eh, sul web puoi fare aprire dei video e puoi fare delle cose interattive eh, interessantissime, insomma. Sì, Quindi, infatti. Eh, Questo è molto interessante da usare in classe. Puoi fare anche dei quiz, se tu ti costruisci dei quiz su una, su una piattaforma web, credo che tutti voi abbiate un, 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 un kit, diciamo, di... I siti web che magari usate già con la LIM, Quelli, voi usate la LIM a scuola, in classe? Sì, sì, sì. Eh, e tutte le molte delle cose che si usano nella LIM di fatto poi sono. sono ma... In realtà, io non l'ho mai usata una LIM, fra l'altro, quindi mi sapete voi <ride> che non me. Scusami, ma tu l'hai chiamata GUI, però io se lo cerco fra i nodi, come lo devo cercare? non Si chiama panel, come dice Lucia. Io la chiamo GUIS perché l'ho vista usare. In realtà l'ho copiata anch'io. Il nodo, come vedi, è questa cosa verde sì. e, ed, è, ed è un pannello: questo è un panel, tanto lo vedi che è un pannello e te sì. lo dice lui che è un pannello. Andiamo un po' da qualche parte dovrebbe dirlo. Sì, sì, che lo chiamo panel. Sì, va bene, in realtà per lui è un controllo, che però è per un panel, credo. Cioè, nel senso che se tu fai un più... Sì, panel, poi... lo chiama panel. Panel, ecco, quello lì è un panel. E, e poi, però, in realtà dentro il panel ci ho messo una label. E la label, che è questa cosa qua, dove dentro c'è il my text, questo qui... E in realtà poi qui c'è anche il discorso del font, che però non so se qui ho fatto custom font, ah no, qui uso un font suo di normale, però si può. in alcuni dei miei progetti ho fatto vedere anche come crearsi dei font un po' più grossi, perché questo font è piccoletto, quello normale. Scusami, ma io sto usando Godot 3.1. Sì. Però a me tutta eh, la scena con tutti i nodi, eh, mi compaiono sulla destra, invece Giusto. a te compaiono sulla sinistra. Come mai? Perché questo è configurabile. Ah! <ride> se tu vai qua, vedi che qui c'è scritto dove vuoi che vuoi che sia questa, questo modo. Quindi, se io dico che la voglio sulla destra, vedi che me la butta sulla destra. Ah, ecco, sì. Quindi se anche questo lo voglio sulla destra, me lo fa vedere sulla destra. E questo è il modo in cui lo vedete voi, no? più o meno. Se invece lo volete vedere sulla sinistra, come avete visto da me, basta che cliccate sulla finestra e gli dite la vogliamo là. No? E lui lo sposta. E poi questo qui, analogamente, gli dici di spostarlo lì, no? Uh, io a volte lo metto tutto sulla sinistra così ce l'ho tutto compatto. no? E clicco qua e vedo subito qua. Sì, anch'io preferisco sulla sinistra. Ah, E poi un'altra cosa: se vi piace una configurazione di questo tipo, eh, poi da editor, layout del editor, potete salvare layout. Mm? E a quel punto lì tutti i layout salvati gli date un nome: no? quindi salva layout, gli date un nome. Quindi layout, out a sinistra, no? E in questo modo quando, quando rientrate dovrebbe tenervi quel layout. Ma soprattutto potete anche scegliere diversi layout. Layout vuol dire disposizione, insomma, niente di... E qui c'è l'elenco di tutti i layout che avete fatto. Il default è quello normale con cui entrate e, e questi sono poi gli altri... Gli altri layout che costruite. Scusa, ma mi fai rivedere un attimo come hai fatto come fa a trasportarti il. L'inspector sulla sinistra, vado qui dove sono i tre pallini. Ah. E sui tre pallini gli dico dove lo voglio mettere e gli dico ad esempio che questo qui lo voglio qua a sinistra. No? E vedi che lui in realtà sì, si, sì, si, sì, si, si trovato, accumula trovato. con l'altro. Però qui tu puoi dire che la scena la vuoi proprio... Eh beh, lì devi giocare un po' con queste cose qua finché non trovi... Sì, sì, l'ho trovato, l'ho trovato, grazie. Mm? E in effetti non l'ho mai fatto vedere molto questa cosa qua, un po' anche per non confondervi troppo. No? Però effettivamente uno potrebbe potrebbe trovarsi più a suo agio avendo le cose in modo diverso. La cosa bella di questo programma è che è abbastanza configurabile. Vabbè, allora ti muto così vediamo perché c'è ancora Valeria che l'ha collegata, spero, che magari gli chiedo qualcosa. Sei Valeria? Valeria, sei collegata? Sì, sì, ci sono. Sì, volevi dire qualcosa per caso, qualche domanda? No. Sono riuscita a fare tutto sommato più di quel che sperassi. Devo ancora risolvere gli ultimi problemi sulla trasparenza degli oggetti, non ho avuto tempo di applicare quegli ultimi video. Eh, certo, ancora ho tanto da fare, ma sto studiando. <ride> Però quella cosa della trasparenza che hai incontrato tu, eh, ricordo che è stata una cosa che aveva bloccato anche Gianfranco. Il nostro genio locale no? che aveva fatto delle cose bellissime, solo che poi con quella trasparenza, più che trasparenza è riflessione, no? Sì, sì, riflessione. Alcuni oggetti, eh, se rimangono eh, tra il player e diciamo la visuale, sono proprio trasparenti, non riesco a capire perché. Dunque, alcuni oggetti trasparenti. Eh, beh, è strano che ci siano... Anche a te, Gianfranco, ti è capitato qualche, qualche cosa di... Di del genere? Alcune pareti, insomma, risultavano trasparenti, ma forse l'oggetto che avevo importato che non era fatto particolarmente bene. Ma allora, se, eh, se in origine su Blender comunque avevano degli elementi di... Di trasparenza dovrebbero conservarsi questi cioè dovrebbero vedersi ma di solito è abbastanza raro che ci siano cose trasparenti per esempio proviamo a vedere se riesco a farlo tra parentesi Godot è molto molto più efficace di quello che sembra perché permette di vedere già in anteprima qua e tra l'altro qui volendo se premete mi sembra shift f e poi fate W, navigate all'interno della vostra scena. Non so se ci avete mai fatto caso. Cioè, L'avete mai visto? Con W, cioè W... E quindi, e quindi in realtà si può navigare anche senza, uh, senza avere la telecamera. <ride> quindi è un modo, diciamo, per esplorare le vostre scene, diciamo, in modo, modo molto più tranquillo. No, cosa vuol dire che ti, non ti piace molto? <ride> e sempre col mouse ci si muove. Mm? Sì, questo è uno standard, anche, anche in Blender si può fare, ve l'avevo spiegato. E tra l'altro mi sembra che si faccia proprio con Shift F anche in Blender. E poi Escape quando volete, diciamo, tornare alla modalità. No, dovete innanzitutto premere Shift F, e poi muovete il mouse. E vi muovete più o meno come vi avevo spiegato col w w credo che sia il massimo oppure s per tornare indietro provate provate ecco no volevo soltanto escape per uscire quindi se io clicco su una uh, casetta qua ehm, la casetta che in realtà è, un, è una cosa complessa quindi la casetta è data da tutte queste... Dunque la mesh è questa, ok. Uh. Ah, non la trovo più. Ah, Inspector forse, ok. E poi c'è il materiale qui. Quindi sul materiale qui, se volendo, si possono mettere tutte le caratteristiche del materiale e le caratteristiche del materiale sono delle cose estremamente interessanti, ad esempio metallico. Si può dire quanto è metallico. No? Vedete che vi fa vedere in tempo, in tempo reale come, come è metallico, e la speculare anche dice quanto riflette, quindi si può tipicamente mettere a zero. E poi c'è la roughness, che può essere ecco, così, ad esempio diventa riflettente. Questo è il video che ho fatto vedere qualche giorno fa. Permette di impostare, ecco, queste cose qua, vedete che riflette, vedete? Non so se si vede dal video, che sta riflettendo la luce in questo caso, eh, ed è anche molto metallica, gli ho messo il metallico. E ci sono tante cose, ad esempio, si può anche dirgli che eh, è luminosa, una cosa è luminosa, ad esempio, si può mettere che. Eh, questo queste qui sono delle cose luminescenti, no? emission, si può dire quanto, quanto luminose e così via, insomma, ci sono un sacco di cose carine. E queste cose qua, tanto per dire, in Blender sono arrivate solo da pochi anni. No? Eh, la possibilità di metterle a normal map, la normal map permette di mettere delle texture che eh, consentono di fare le rugosità. Quindi in pratica abbiamo una specie di mini Blender addirittura. Cioè, si, volendo, si può lavorare. Ad esempio, se qui prendiamo una texture con una. No, sapete cosa sono i normal map? normal map sono questi oggetti tipo questi, queste figure. Quindi se io prendo. Questa figura, non ho una mappa, queste qui sono delle specie di mattoni e questi mattoni li salviamo nella. Dunque, vediamo un po'. Qui prendiamo questa scena e, e dentro, vabbè, mettiamolo nella parte principale, facciamo uh, open in file manager, ok, quindi casetta albera, control. C per prendermi il, il pat e poi quando lo salvo gli dico di salvarmelo qui, casetta albero, ok. Quindi a questo punto quando entro in qua vede che se la pesca. Non so se avete visto che è comparso un cosino che dice eh, riprenderlo. E poi la normal map posso dirgli che la texture carica e vado a prendere la normal map. E a questo punto vedete che lui ha associato automaticamente la normal map alla casetta. Vedete che ha generato tutti queste, tutte queste, questi effetti. E in più, visto che la scala 1 a 1 è un pochino... Ah no, questo qui controlla. No, quanto, uh, sì, quanto viene in uh, forse no, non va benissimo però vi dà un'idea insomma di quello che possono fare in normal map mi sarebbe piaciuto avere un controllo forse lo fa con l'UV1 quindi se gli mettete una UV map un pochino più piccola diventa un pochino più realistica però già così vedete che fa delle cose abbastanza miracolose non so se vi piace, fa vedere proprio la butteratura di, di questa cosa. Adesso è fatta così, è un po' bruttina perché è fatta ovunque. Eh, se lo faceste da blender, potreste controllare i pezzettini in cui lo fa. Però ci si può lavorare veramente tanto sui materiali, sulle strutture, sulle cose che importate, anche se, ripeto, queste cose qua è meglio, secondo me, lavorarci da blender e poi sperare e poi sperare che l'import funzioni bene insomma da blender. Ok. Poi aspetta, oltre um, a Valeria c'era uh, uh, Laura che non aveva parlato prima. Laura, ci sei in tempo perché rispondere? Vuoi dire qualcosa? Visto che c'è il microfono. Vedo che è timida anche lei come Gianfranco. Va bene, allora eh, dunque, torniamo un po' alle domande che avevate detto fino all'inizio. Quindi allora il discorso di... Eh, dunque mi sembra che sto andando indietro sulla... sulle domande, vediamo un po' se... Ah, questo qui è il cercando le domande dunque... Allora, la prima domanda era di Lucia. Me lo ricordo di Lucia cosa? La gestione dei global script, ok, adesso l'ho trovato. Qui la gestione dei global la troviamo. Allora. Data una scena. Ehm, beh, creare un global tu lo, lo sapevi fare, no? Eh... Sì, cioè il tuo problema non è tanto quello di fare un global, ma di, di progettare un global. Cioè, progettare quello che farai fare il global, no? E questo lo possiamo cercare eh, di Cosa metti nel tuo? Mi, tutto, mi un po' di. Ok. Sì. ciao Giorgio, ci sentiamo. Intanto noi adesso stiamo fino all'avvento della primavera, che a quanto pare avverrà tra un 20 minuti, e poi vi lascio poi andare anche tutti a un sanno riposo. Ma dunque. E anche Annalisa ci lascia tanto, ci sarà il video, lo troviate, lo trovate tranquillamente. Ehm, allora, scena, per esempio, il main che ha delle eh... dunque, per capire cosa mettere nel global. Bisogna cercare di capire che cosa volete condividere fra le scene. Ad esempio, nel, nel global, qua boh, forse non ho messo niente di global, vediamo un po'. Progetto del progetto autoload, sì, c'è un global che è questo global.gd e qui dentro mi sono messo un GUI. Eh, perché l'ho messo GUI così perché eh, volevo fare in modo che una scena fosse accessibile da tutti, quindi ho messo un riferimento a una scena in particolare che è la GUI dentro il global, eh, questo perché eh, quando entro nella GUI, la prima cosa che fa è di andare su Global e di metterci dentro il proprio indirizzo. Eh, questo consentirà a tutti gli altri script, che poi in particolare Kinematic Body, di, se vuole far vedere qualche cosa sul, sulla GUI, basta che scrivi... E qui però non lo sta facendo, però da qualche parte c'è... Eh, basta che eh, anzi cerchiamo con il control f che cerca in un file e cerchiamo tutte le volte che cerco che ho usato global gui vediamo eh, trova ecco mi dice che ecco nello static body alla riga 11 in questo script io volevo dirgli di andare nella GUI e di chiamarla funzione hello3. Lucia, quindi praticamente io invece di andarmi a cercare la GUI eh, eh, da un'altra scena, in questo, con questo trucco riesco a sfruttare i global per avere direttamente l'indirizzo di quella scena. Puoi condividere lo schermo, vuoi o la voce? Aspetta, tutti e due, sì. Schermo. Allora, beh, intanto ti metto a mute e poi ti... Eh, ask to start video, sarà questo, vediamo un po'. Prova a vedere se ti fa condividere lo schermo. Facciamo stop share. Okay. Prova a condividere adesso. Ciao, C6, però sei. Eccati. Attiva, c'è la condizione dello schermo, prova a dire di condividere. Ok, ti vedo. Sì, vedete il mio schermo? Sì, sì. Un attimo solo che non... ecco. E dunque, mostro un attimo quello che è questo, questo progetto. Allora, questo è il progetto che era iniziato come il, il cubo che ho anche mostrato. Ho anche aggiunto una, un pannello qua. E io volevo poter cliccare questo cubo per aprire. Adesso questo lo chiudo per mostrare. Per Aprire un, questa scena che adesso se riesco, mostro il livello 1, questa invece scena è una scena molto banale no? con il no, la nostra solita capsula, vediamo se si vede che sono riuscita no? a far muovere. No? Quindi si muove, e in teoria questa, scena, questa capsula dovrebbe, mm, nel mio intendimento, eh, su richiesta eh, scontrarsi, cioè entrare in collisione con altre forme. Volevo mettere una sfera, un quadrato, un cubo e eh, che in un pannello scrivesse: eh, scontrati con un quadrato, scegli il quadrato io andavo a, a scontrarmi, entrare nell'area di collisione del quadrato e mi veniva, che ne so, un punteggio. E quindi tu dici dare delle istruzioni, poi verificare che la persona facesse quello e poi dare il punteggio. Esatto, perché questo è un format che poi mi permette di creare una scena con una, anche una serie di quesiti, una serie di forme, una serie di, che, che ne so, qualsiasi serie di cose e poi gli studenti vanno a scegliere. Sì, beh, questo lo puoi fare sicuramente, allora la GUI la puoi tenere sicuramente come ho fatto io nel global, cioè, ah, ecco. ti fai, cioè tu ti fai una GUI eh, che metti nella scena o comunque tieni dove ti, ti sembra più conveniente, cioè ad esempio in... Uh... Aspetta, dunque, fai una scena GUI, no? Che metti sia qua che nell'altra scena, no? Mm. Quindi, e, e per quello deve diventare una sottoscena così non la, non la metti due volte, no? Cioè la metti due volte ma linkata, non copiata. Io la QI l'avevo messo nel main. Fai vedere il main. Nel main è dove qua avevo messo il pannello e il label. No, uh, prova a cliccare sul pannello un attimo. Quindi quello diventa, diventa una GUI, un pezzettino così. No, ti converrebbe quella GUI lì metterla come scena a sé stante, però tu la puoi fare anche adesso. Se tu fai tasto destro su panel, no, e... su... istanzia a scena, no? No, 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 fai a nulla. No. Ah. Fai tasto destro mentre sei sul panel. Ah, un sì, un pezzo ho che fa Salvaramo ramo sì, come che scena. Route, no, no, no. no ah, sì, questo sotto. No, okay. sopra Salvaramo come scena e quello lo chiami GUI ad esempio? O sì, pannello. è chiamato panel. Ma insomma. Okay. Allora quel pannello, vedi che adesso è diventato un, una sottoscena, no? Sì. Eh, questo pannello qui quindi lo puoi mettere anche come figlio dell'altro livello. Quindi se vai sul livello, livello mm, 1 Livello TSC. 1? Sì. E lì gli puoi aggiungere l'interno, no, no, è eh, sì, e gli metti il, sempre il pannello. Panne. Eh, sì, eh, sì, non l'ho. Eccola questa qua. Okay. ok, quindi questo pannello è proprio lì, lo stesso, la stessa scena che sia su. Il livello che e sulla... adesso si dovrebbe vedere, no? Quindi, quindi faccio così io dovresti vederlo anche si no, no. esatto. si vede sì. Io non lo vedo da qua, non so bene perché, ma comunque se... comunque sì. si vede, come sì. hai detto tu, si vede. Ecco, poi se su quel pannello gli aggiungi uno script, prova a farlo. Si, sì, che si chiama panel GD. Adesso okay. si chiama panel, no? Sì, certo. Eh, ecco, allora nel in questo script, quando fa la ready, no? Sì, la ready, sì. Che la sarebbe ready. questa l'iniziale, sì. sì. Allora, se la riga dopo gli metti un global punto... Uh, eh, global è il nome proprio del global che hai messo, con la G maiuscola. Sì, posso... con la G maiuscola, probabilmente. Ah no, lo, non l'ho fatto il global. E eh, allora fai un global se non ce l'hai. Quindi... Eh... Eh. Un Global, si fa qua. Dunque, se, eh, per Adesso, fare un... in, realtà, in realtà te basta no. fare uno no. no, no, non mi ricordo come si fa. Aspetta, vai, credo che la puoi fare anche semplicemente con l'inspector. Vai dove c'è l'inspector a destra sì. e c'è il più, quello. Ah sì, è ah, sì, nuovo, sì, una nuova risorsa. Eh, eh, no, Chiedo proprio uno script, prova a vedere se ti permette di fare una... Eccolo qua. GD script, ok, fai doppio clic. E questo, questo qui, no. quando lo salvi adesso, lo salverai come global.gd, no? Sì, sì. E dentro gli metti var, um, eh, gui ad esempio, e basta, var gui e basta così. Allora, vado in file, salva come eh, global. Sì, global.gd. Adesso poi vediamo se... Eh, salva. Se... Sì. Adesso vai sul... Progetto, impostazioni, progetto, autoload. E poi qua dentro lo scelgo, che sarebbe... Global.gd. Questo. Apri. Ed è sì. comparso qua. Adesso eh. è nell'autoload. Sì. Eh, C'è, quindi chiudi questo. Vediamo se funziona, perché non sono sicurissimo che funziona. Torni nel tuo... Um, eh, eh, non so, sono... solo che io forse ho scritto un altro global che va a confliggere. Eh... No. Cos'è questo? Sì, qualcosa che io avevo provato a scrivere. Questo io volevo eh, eliminarlo, sì. ma non sono capace. <ride> Ma cioè, dunque, se fai, tasto, il file? No. se fai tasto destro mentre sei lì, non c'è un... Eh, sto vedendo se c'è... Oh, chiudi intanto. Ok. okay. Allora, Chiudi e te lo togli di lì. Per eliminarlo completamente... Eh, non... Bisogna svuotarlo, ho scoperto. O lo svuoti da là, se è associato a qualcosa, però se vai sotto script a sinistra, dove c'è file system... Allora, file system... Dove è sotto script? Sì, questo devo togliere. Ecco, lì e... puoi fare il Bene. E così l'hai tolto. Bellissimo. <ride> okay. Quindi adesso tu c'è il global.gd che non so bene dove sia, comunque da qualche parte... dell'autoload? Sì, però è, è costruito sotto da qualche parte ci sa. Ehm, comunque nell'autoload c'è, quindi a questo sì. punto se tu vai nel, nel panel.gd che era quello che... Ecco, e adesso gli scrivi global con la G maiuscola. Punto. Eh, dovresti avere eh, GUI, prova a scrivere GUI tutto maiuscola con la G maiuscola. Non te lo trova? Interessante, quindi probabilmente perché bisogna farla in maniera leggermente diversa. Um, magari ascoltate, faccio appunto una cosa specifica proprio per spiegare come, così la provo anche. Adesso, ok. l'idea allora, di fondo di là del fatto che adesso non ti è funzionato è, è, è che a questo punto tu te la saresti trovata. Mm -hmm. Il global.gui e gli mettevi il self, self in inglese sai che vuol dire me stesso, no? Sì, sì. Nella casetta albero è quello script là. Sì. Esatto. Allora questo vuol dire che tu al global gli hai dato l'indirizzo del pannello. No? Mm. A questo punto, chiunque voglia fare qualcosa comparire dentro il pannello può eh, chiamare eh, il global.gui. no? Mm -hmm. E poi gli dice eh, di ad esempio fare un punto display e qui dentro il pannello c'è un metodo display che visualizzerà quella cosa che gli passa. Sì, io volevo toccare al tocco del cubo, quel cubo rosso che si è visto prima, far cambiare la scena e, e arrivare alla, al livello 1 dove c'è appunto. Ecco, il taccato. Quello l'ho fatto nella, nel, nel, scena. nel cambio scena dove ho fatto tutti i click, no? E lì però si entrava nell'area, no? Mentre io volevo, cioè, volevo fare un click e lì mi sono impantanata perché... No, però nella casetta albero, se ce l'hai la casetta albero, sì. fai usa i click. Eh, infatti, ho cercato di mettere assieme è venuto fuori un pastrocchio e non ha funzionato. Ma, eh, se ce l'hai la casetta albero sì, lì... Sì, come no? Mi... Ah sì, dovrei aprirlo, insomma. Ad aprirlo. Non, non volevo... Ah, eh, fare tutte no, le No, Sì, Vabbè, so, monopolizzare tutto. Volevo solamente far capire... E qual era il mio intento, ecco, poi... No, vabbè, poi Adesso spazio cosa... anche agli altri, non è che volevo... Sì, sì, sì. Ehm, vabbè, poi al limite quindi, possiamo... se vuoi così... riprendere la, la condivisione dello spazio, grazie sì, molto. Sì, no, ma tanto sono un po' fuso stasera, quindi come avete notato ho cercato di fare una cosa abbastanza... Eh, abbastanza... un po' più immediata, un pochino diverso del solito, cioè... Eh, dunque beh, faccio Grazie. lo share giusto quindi riassumendo eh, vabbè posso farvi vedere un po' quello che c'era ecco secondo me sai che cos'era il problemino? è che la parte global che abbiamo che è questo probabilmente deve essere eh, deve estendere uno spatial perché se non estende questo spatial ho, ho un nodo anche soltanto Uh, probabilmente se, se non estende quella cosa lì, non la trova. Infatti, aspetta, voglio solo verificare se è questa. Se io tolgo questo Extend special uh, e poi uh, vado dove l'avrebbe chiamato, quindi control shift f GUI, punto, trova, voglio trovare dove, ecco, global GUI punto display, questo. Quindi in questo caso, casetta albero, se io provo a riscriverlo, quindi global. Vedi che non me lo completa. Non, non, non lo capisce. Quindi, anche da te, probabilmente, se tu il global.gd gli dici: secondo me basta anche un extends node, deve estendere qualcosa. Se nell'autoload di solito quando non c'era un riferimento nelle scene si chiamava extend control, potrebbe essere quello? Ma ehm, credo, allora se tu vai control click su node, dovrebbe far vedere eh, da dove deriva eredita object. Eredita Perché ho notato che quando il global non era associato a nessuna icona di script che si trovava qua sulla sinistra. Dove essere control, dici tu? Però era, io sono era, anche molto esploratore. Excel control. No? Adesso proveremo anche contro, ma vediamo se con node lo prende. no? E quindi andiamo sul dove eravamo prima. Quindi control qua e facciamo global. Ui, niente, non lo prende neanche qua. Quindi hai ragione, evidentemente perché se io faccio extensa control, comunque magari poi lo studio ancora meglio, adesso facciamo soltanto questo piccolo... Eh, adesso lo prende, sì, quindi ha ragione tu. Vedi che adesso te lo fa vedere? Global GUI la propone. Quindi global GUI, punto, e poi si può chiamare anche le sue cose, Punto display, che saranno le cose che ha. Ah, una cosa interessante è che c'è il 3.1, che è da poco, che volendo si può mettere anche il tipo. Andiamo, se io dico vargui è di tipo... Eh no, vabbè, lasciamo perdere, lo faccio poi eventualmente vedere, faccio un esperimento complessiva. Quindi, riassumendo, le cose che abbiamo lasciato un pochino in sospeso rispetto alle vostre richieste, quali sono? Qualcuno eh, mi ricorda? Dunque, vediamo. Ah, Emanuele mi aveva promesso che ci sarebbe stato, <ride> però evidentemente è andato a fare altre cosette e non sono stato a... Eh, però... Uh, vabbè, poverino deve dare un po' di esami all'università, quindi è meglio che non lo... e che non, non lo... Uh, non gli diamo altre cose. No, forse uh, hai più impressionato lui, voi, con le correzioni dei compiti, che mi hanno detto che è stato abbastanza severo. Ecco, tra l'altro, uh, se volete discutiamo nel senso che... Eh, avevamo, <ride> si sì, avevamo detto che davamo un cioè, chi faceva i compiti eh, diciamo accettabili senza grossi eh, svarioni quindi eh, buoni eccetera gli davamo 80 quindi questa è stata, stata colpa mia che gli ho dato questa indicazione questo per consentire di dare un voto un po' più alto a chi faceva delle cose più impegnative, no? magari anche non richieste. Voi cosa ne pensate di questo metodo di valutazione? Ma tenete conto che appunto il concetto di base di tutte queste cose è che i voti sono secondari, però... Io da quando ho cominciato a dare i voti nei corsi che sto facendo, ho visto che cambia un bel po' l'impatto. Nel senso che nei corsi che facevo fino a due anni fa, in cui non davo i voti, la gente si faceva, ma non, non si impegnava più di tanto. No? Nel momento in cui da un lato vedeva i voti e dall'altro magari vedeva anche qualche esempio pubblicato su su facebook invece partiva un pochino di competition e gamification che eh, probabilmente eh, aumenta l'effetto e poi alla fine si riesce a ottenere di più va bene eh, io direi che le parti, le parti diciamo un pochino più complesse le abbiamo segnate due minuti no 58, mancano 4 minuti. Io faccio le 22.53. Ah, quindi dovete resistere fino alle 22.58 che stacchiamo, che stappiamo la primavera. Che io ne ho bisogno quest'anno. Eh. Um. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. YouTube. Ah, tra l'altro, ecco, questa è una cosa interessante. Avete notato che oggi è luna piena? O ieri, insomma. Sì, e tra l'altro è il motivo per cui Pasqua capiterà tardissimo: perché visto che la luna piena succede esattamente oggi, che è il giorno in cui c'è l'equinozio di primavera, è il momento in cui Ehm, um, vediamo un po'. Vera, luna piena. Due di stanotte. Cosa? La luna piena, che giudito meglio. Tra quattro ore, tre Però... ore. Vediamo. Alle 2.43 è vero, effettivamente. Però c'è una cosa che non, non mi convince: se la luna diventa piena alle 2.43, allora Pasqua dovrebbe essere questa, questa, di questa settimana. E come mai non è così? Vediamo, volevo solo vedere se riuscivo a vedere. No, non ce la facciamo a vedere. Un video. No, no, Pasqua definita come Pasqua. Definizione. Data. Wikipedia. Devi solo cercare per il numero di Primo Plenilunio di Primavera, e terminando anche la cadenza, eh, però non è scritto quella cosa. Plenilunio liturgico. La data è mobile perché dipende aprile primo luglio di primavera. Però dirlo con esattezza no, eh? Uh... fissandola nella domenica che seguiva il plenilunio di primavera. Quello che ho detto. Quindi c'è questo mistero. Comunque sappiate che sono le 22.57, quindi manca ancora un minuto, quindi non appena poi scatta le 22.58 direi che Facciamo poi un piccolo applausino e direi che vi mando a, a nannare. <ride> Ringiovanito, no. Poi farò altre cose. Vi darò, farò anche altre cose. Ah, se avete qualche foto da darmi, ma se volete vi faccio l'effetto maquillage. L'equinazio civile. Hmm, interessante. Comunque sono. Ah, vedi che mi dicono che viene considerato l'equinozio civile. Quindi il 21. Perfetto, allora un applausino che è arrivata la primavera. E direi che e vi ringrazio tutti per il corso. Adesso poi, entro fine mese, mi raccomando, fate se possibile il, eh, il lavoretto se non l'avete già fatto, e poi ci prepariamo tutti insieme per Blender. E comunque sul gruppo se c'è qualcosa eh, per risolvere anche i problemi che avete detto, di luci, eccetera. Vediamo di andare avanti. Magari eh, dunque, mi raccomando quello scritto, aspetta, me la ricordami. Ah, quello esatto che ho usato nel video, va bene. Ah beh, se avete bisogno di più tempo per fare la cosa, non c'è problema, tanto mi sa che, mi sa che eh, farò fatica io e o Emanuele a correggere il tutto. <ride> beh, più che altro almeno mi sono ripreso un po' stasera, che oggi ero un pochino depresso. Ehm... Niente, ci sentiamo per il prossimo corso e comunque... Eh, può darsi anche che ci sia una festina tra poco, perché fin dovrebbe finire anche l'altro corso, mi sa. Quindi potrebbe esserci una serata danzante, qualcosa del genere. Va bene, allora saluto tutti e tolgo la condivisione di schermo. date la registrazione.